Io sono appunto, insomma, Claudio Longobardi dall'Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Psicologia. E sono 20 anni che mi occupo in pratica della psicologia dello sviluppo e dell'educazione, in particolare di processi relazionali nel percorso di sviluppo, quindi dall'infanzia alla fanciullezza, all'adolescenza, ma anche poi in età adulta. In modo particolare, ciò di cui mi occupo in questi ultimi anni, stiamo affrontando il tema del cyberbullismo con i colleghi anche scandinavi. E nello specifico sulla creazione dei gruppi di insomma WhatsApp, perché oggi i giovani naturalmente creano dei gruppi e vivono all'interno di gruppi. Quindi con il mio gruppo di ricerca all'interno del dipartimento stiamo affrontando questo tipo di tematiche. Volevo fare però una breve premessa sulla base di ciò che è stato anche precedentemente già affermato dall'assessore, dal ministro, l'importanza appunto di questi episodi eclatanti di violenza, perché la violenza sta aumentando sempre di più, in generale, in tutti i luoghi, in tutte le situazioni, dal contesto scolastico all'ambiente familiare, alle situazioni di coppie, quindi relazionali. Purtroppo i fenomeni di violenza per incapacità di gestire e regolare le proprie emozioni stanno sempre di più prendendo appunto il sopravvento. In una ricerca che abbiamo condotto e pubblicato, abbiamo proprio voluto analizzare la percezione, ad esempio, della violenza e che tipi di violenza i ragazzi percepiscono, ad esempio, all'interno delle istituzioni scolastiche. E i risultati che abbiamo ottenuto e pubblicato appunto sul Journal of School Violence hanno proprio attestato che i ragazzi percepiscono un'estrema forma di violenza fisica, verbale, ma anche di natura sessuale all'interno delle istituzioni scolastiche. Questo ci fa già riflettere su quali sono naturalmente i principali fattori di rischio su cui soffermerò l'attenzione, legati proprio ai fattori appunto di rischio, quindi di natura fisica, verbale, sociale, che fanno parte appunto del bullismo in modo particolare, ma poi anche di natura sessualizzata, perché siamo nell'ambito dello sviluppo dove i ragazzi iniziano a sperimentare le prime forme naturalmente di intimità. Bullismo e cyberbullismo, il tema centrale della giornata di oggi, tema nazionale molto importante. Sono contento che si riesca sempre a destinare più attenzione a questo fenomeno che è vero che nelle ricerche e nelle classifiche in questo momento siamo in coda, ma in senso positivo. Il problema è che il fenomeno, come in altri fenomeni, perché mi occupo anche di maltrattamento e abuso all'infanzia, quindi a tutti i fenomeni di natura appunto violenta, ma in questo caso nel contesto familiare, c'è ancora molta omertà. Quindi non sempre vengono per colpe di vergogna, per sensi di colpa e di vergogna dai ragazzi denunciati gli episodi di vittimizzazione, sia nel contesto familiare e sia poi anche agli insegnanti. Quindi non sempre si riesce a catturare l'attenzione da parte proprio delle istituzioni, quindi abbiamo dei dati ancora sommersi al riguardo. Una recente meta-analisi, quindi uno studio su tanti altri lavori pubblicati da altri ricercatori a livello mondiale, ha messo in evidenza che su 80 studi, quindi ricerche mondiali già condotte, addirittura c'è una prevalenza sempre del bullismo tradizionale per il 35%. E il fenomeno del cyberbullismo invece è coinvolto per il 15%, quindi è ancora secondario ma strettamente associato al fenomeno insomma, del bullismo. Quindi sono correlate e bisogna naturalmente approfondire le due forme, perché sono correlate e una è insita nell'altra, ovvero chi è oggetto di fenomeni di vittimizzazione all'interno delle istituzioni scolastiche in primis. È probabile, di bullismo quindi tradizionale, è probabile che sia oggetto poi successivamente di cyberbullismo. Quindi si chiama questa come proprio fenomeno polivittimizzazione, ovvero io sono vittimizzato due volte, quindi sia in presenza fisica durante la giornata scolastica, ma anche indirettamente, quindi poi quando rientro a casa. Nel bullismo tradizionale il ragazzino, tra virgolette, si difendeva in che modo? Non vado più a scuola, cerco di difendermi da non incontrare il mio persecutore. Purtroppo oggi il persecutore è sempre dietro l'angolo, perché me lo trovo sul cellulare continuamente, quindi sono assillato dal ricevere dei messaggi, insulti, vedremo anche la natura, di questo contatto. Quindi diventa una fonte di stress di natura poi traumatica, con le conseguenze che in parte conosciamo: ansia, depressione, disturbi antisociali e soprattutto ideazione suicidaria, di cui se ne è parlato già precedentemente.
Quindi dobbiamo fare attenzione a questo elemento e soprattutto perché? Perché nel passaggio dal bullismo tradizionale al cyberbullismo ciò che accade è appunto il fenomeno, come in parte già accennato, della pervasività. Quindi diventa sempre più assillante per il ragazzo ricevere appunto questi messaggi dalle quali non si può difendere. Quindi è un fenomeno maggiormente pervasivo che va a incidere molto più pesantemente sul benessere psicologico del soggetto, quindi sulla salute mentale, con le gravi conseguenze che poi sono già anche ipotizzabili. Vediamo adesso qual è il nesso tra cybervittimizzazione e social network. Oramai noi sappiamo molto bene che viviamo nel mondo digitale, i ragazzi ci insegnano loro stessi quali sono i social più utilizzati. Io nelle mie ricerche scolastiche, anzi apro una parentesi, ringrazio tutti i dirigenti scolastici del nostro contesto, insomma intanto piemontese, ma io conduco le ricerche anche a livello nazionale, che danno sempre la disponibilità di poter raccogliere dei dati di ricerca perché ci aiutano poi a prevenire da un lato ma anche intervenire dall'altro. Ringrazio i genitori per i loro consensi affinché i figli partecipano e anche i ragazzi stessi, perché senza di loro non avremmo appunto questi dati e non riusciremo a lavorare come accademia per prevenzione e intervento. Il collegamento quindi tra cyber e peer victimization, quindi social network in particolare. Cosa succede? Che i social teoricamente nascono, e l'utilizzo dovrebbe essere quello di una condivisione. Si parlava prima del senso di appartenenza al gruppo sociale di riferimento di una persona. I ragazzi nella transizione dall'infanzia all'età adulta o dalla fanciullezza all'età adulta hanno bisogno di afferire a un gruppo sociale. Quindi il gruppo dei pari è un laboratorio sociale che li aiuta nel processo di separazione dalla famiglia a individualizzarsi come adulti. Quindi il gruppo è veramente fondamentale e soprattutto i social quindi dovrebbero fungere da contenitore, da laboratorio che li supporta in questa difficile transizione all'età adulta, per loro già complicata. Il problema è che l'uso dei social oggi, con la consapevolezza che i nostri preadolescenti, quindi scuola secondaria di primo grado o adolescenti di secondo grado, hanno nell'uso dei social, purtroppo è un po' deficitaria. Quindi usano in modo non sempre consapevole e sano, possiamo dire, i social, ponendosi quindi in una situazione di rischio. Quindi, anziché trovare supporto nel gruppo dei pari, si espongono a dei rischi, sia verso i coetanei, ma anche verso gli adulti. Prima è stato accennato ad esempio TikTok come piattaforma, occupandomi di maltrattamento e abuso, che viene utilizzata naturalmente dagli adescatori online, è una delle principali vie utilizzate dagli adescatori online, non solo questo social ma anche altri social come il gaming online o anche solo i gruppi di WhatsApp eventualmente. Quindi diventano dei fattori naturalmente di rischio. Quindi l'uso eccessivo o problematico dei social, in questo caso, che spinge i ragazzi a usarli sempre di più, per quale motivo? Per accrescere la loro popolarità. Oggi si vive di immagini sociali, ci si espone per acquisire la popolarità. Questo è il problema su cui dobbiamo sensibilizzare e lavorare con i ragazzi, perché c'è veramente un problema di appartenenza a un gruppo e più sono seguito dai miei amici, quindi più follower riesco ad ottenere e più divento popolare, per non pensare poi al discorso dei brand che arrivano se ho un certo numero di amici eccetera. E l'obiettivo dei giovani è acquisire appunto questa popolarità, quindi c'è l'appartenenza da un lato, il senso e il bisogno di appartenenza a un gruppo, in questo caso online, ma anche quello di compensare quello che è il bisogno di approvazione, perché i ragazzi cercano l'approvazione, ecco il bisogno dei like, che come diceva prima la collega, fanno star bene, io mi sento approvato, ho detto un qualcosa di positivo, un like per qualcosa che posto in termini di parole, ma oggi i ragazzi vivono di selfie, ricordiamoci anche le immagini, quindi i continui selfie sull'immagine corporea, come vedremo adesso, che tentano di postare per comprendere se il loro corpo è uno strumento di mediazione nella relazione con l'altro e può essere accettato oppure no.
e si espongono anche in questo caso in alcune situazioni a comportamenti di natura rischiosa, quindi comportamenti online di natura rischiosa. Questi comportamenti di natura rischiosa portano poi alla vittimizzazione. In una ricerca che abbiamo appena pubblicato proprio nel 2020, abbiamo voluto proprio valutare, qui è proprio follow or be followed, quindi esplorare proprio l'associazione tra la popolarità in Instagram e altri social, quindi ad esempio i gruppi di WhatsApp nei ragazzi, sulle forme di benessere o malessere in adolescenza e se eventualmente l'uso di questi social li ponessero poi in situazioni di tipo rischioso. Come si può intravedere, l'uso di Instagram, caratterizzato poi da essere seguiti o io seguo altri, ha un effetto diretto sull'happiness, quindi sulla felicità, ovvero più io sono seguito sui social, perché ho tanti amici che mi seguono, sulla base dei miei post, le mie immagini, le mie foto, più io sto bene, sono felice, quindi diminuisce il livello di dolore che prima la collega accennava, perché sarò meno escluso dal gruppo sociale. Questo però può comportare in alcuni ragazzi che non hanno una reale popolarità a volersi inserire sempre più massivamente nei social, postando frasi, parole anche negative per acquisire popolarità. Questo li espone o un cyberbullying, quindi diventano loro gli attori protagonisti delle forme di violenza, o in alcuni casi li espongono a vittimizzazione. Proprio perché io posto perché finalmente spero che qualcuno possa apprezzare ciò che dico o come sono. Però postando poi ricevo commenti negativi, perché posto le mie foto e riceverò la risposta: come fai schifo, quanto sei brutta. Ma ti sei visto? Immagini di questo tipo, risposte di questo tipo. Quindi io mi espongo, spero di acquisire popolarità, ma in realtà è un boomerang che ritorna indietro e mi colpisce e mi ferisce e quindi vengo vittimizzato. Ecco allora che l'uso dei social diventa improprio, crea ulteriormente quella che noi definiamo appunto la social media addiction, perché io sarò estremamente collegato ai social in quantità proprio di tempo. Perché? Perché spero di notare qualche commento positivo, spero di avere un nuovo follower, così incrementa il mio livello di popolarità e quindi passerò il mio tempo, anziché nel vivere relazioni sociali e relazionali in presenza, all'interno appunto dei social. Ci sono oggi, me lo comunicano i ragazzini quando vado a fare ricerca, in alcuni casi che vivono nello stesso palazzo, uno al quinto piano, l'altro al terzo piano, tutto il pomeriggio non si incontrano, ognuno buttato sul proprio letto a chattare via WhatsApp. È assurdo, cioè non esiste una cosa del genere da un punto di vista relazionale e psicologico. Quindi dovremmo proprio insistere nel promuovere questo tipo di relazioni. Quindi intuite di come però è vitale per i ragazzi l'uso dei social network, oramai è quasi imprescindibile sotto certi aspetti. Quali sono però i fattori di rischio, ma anche poi quelli di protezione? Vedremo appunto un qualcosa. Focalizzo l'attenzione con queste due ricerche che abbiamo appena pubblicato insieme anche a dei colleghi, stiamo pubblicando insieme a dei colleghi scandinavi, sul ruolo appunto dell'immagine corporea, perché nella transizione all'età adulta, come ben sappiamo, i preadolescenti durante il cambiamento corporeo hanno bisogno di appartenere al gruppo per cercare anche l'approvazione sulla base dei cambiamenti che stanno vivendo e provando in alcuni casi. Quindi ci si è resi conto di come il postare le proprie immagini all'interno appunto dei social molto spesso li espongono alla vittimizzazione. Il corpo ha un ruolo fondamentale in adolescenza e le ragazzine e i ragazzini assolutamente cercano un'approvazione sul proprio cambiamento, sulla propria immagine corporea. Questo però li espone a una possibile vittimizzazione: quanto fai schifo, quanto sei grasso, quanto sei brutto, e poi altri commenti e insulti veramente negativi di cui noi abbiamo testimonianza attraverso le ricerche che conduciamo nelle scuole. La seconda invece ricerca, abbiamo proprio investigato l'associazione tra la fear of missing out, un costrutto internazionale che sta prendendo veramente il sopravvento, ovvero la paura di essere buttati fuori da un gruppo. I ragazzi vivono con il terrore
che diventa poi sintomo di ansia e di depressione, nell'essere esclusi socialmente, cioè essere letteralmente buttati fuori da un gruppo. I ragazzi adesso hanno tanti gruppi di WhatsApp, infatti abbiamo fatto proprio l'elenco dei gruppi, 1, 2, 5, 10, 20, 50, ci sono dei ragazzini che hanno addirittura 100, 150, 200 gruppi. Quindi pensate a cosa vuol dire rispondere, appartenere, anziché studiare passo il tempo a rispondere ai messaggi dei vari gruppi. Quindi è impensabile gestire una quotidianità di questo tipo. E che cosa succede? Che sono terrorizzati una volta che sono riusciti magari faticosamente a entrare in quel gruppo desiderato, hanno il terrore di essere buttati fuori e vivono con questa estrema ansia di essere buttati fuori da un gruppo. Provate a immaginare voi stessi, darebbe fastidio a noi adulti, se improvvisamente qualche nostro amico ci esclude da Facebook, ci butta fuori da Facebook. Perché? Cosa abbiamo fatto? Cosa è successo? Ci restiamo male semplicemente in quanto adulti, figuriamoci un ragazzino che ha difficoltà di regolare le proprie emozioni e soprattutto ha bisogno di un senso di appartenenza al gruppo. Un altro fattore di rischio è legato, poi mi avvio alla conclusione, al sexting online. Siamo in una fase appunto adolescenziale, l'abbiamo detto, il postare le immagini non solo legati al proprio corpo, ma anche di conoscenza nelle relazioni sociali, è veicolato anche dall'intimità. Oggi i ragazzi non si conoscono, come dire, in presenza, si conoscono intimamente online. Quindi fammi vedere come sei fatto, se poi mi piaci magari ci possiamo anche fidanzare, tra virgolette. Quindi intuite di come, in una ricerca che abbiamo condotto e pubblicato nel 2019, negli adolescenti italiani il 60% del nostro campione esaminato riporta un rischio di una forma di online sexual victimization. Cosa vuol dire? Vuol dire che hanno ricevuto una situazione molto rischiosa, o perché hanno praticato il sexting online con il gruppo dei pari per acquisire popolarità, perché oggi i ragazzini dicono: ah, ma tu non hai fatto questo, sei uno sfigato. Le parole dei ragazzi che mi dicono quotidianamente: non hai baciato, non hai fatto altro, hai 12 anni e non hai ancora fatto questo, sei uno sfigato. Purtroppo vengono veicolati dei messaggi molto negativi. Quindi in questo caso l'esibizione, il sexting e l'uso dei social network in modo improprio intuite di come naturalmente può portare a delle criticità. L'ultima ricerca, e poi ci sono le conclusioni perché siamo in ritardo, è quella legata, come diceva anche la collega prima, all'esclusione sociale. Noi appunto stiamo concludendo e pubblicando appunto quest'ultima ricerca basata espressamente sui gruppi di WhatsApp da parte dei ragazzi, che è una delle forme di bullismo tra pari oramai più diffuse. Una ricerca, l'unica pubblicata di Israele, ha evidenziato di come gli adolescenti riportano di essere continuamente vittimizzati attraverso l'uso di WhatsApp. In particolar modo si esprime quella che è l'esclusione sociale da un lato e la vittimizzazione verbale, che come abbiamo detto prima è molto forte. Una parola detta sui social ha un peso e un significato in un gruppo WhatsApp che ha 200 magari componenti o ha migliaia di componenti. In classe, se io rispondo male a una richiesta dell'insegnante, i miei compagni ridono, sono 20 e già è un malessere per me dire un qualcosa di sbagliato ed essere deriso. Pensate sui social, se io dico un qualcosa di sbagliato e 300, 400, 1000 persone mi deridono, che effetto ha? Diventa un boomerang ma molto amplificato, che può portare poi a situazioni veramente di vergogna, isolamento sociale, solitudine maggiore. Le femmine, quindi le ragazzine, e i più giovani sono quelli che sono appunto maggiormente coinvolti da questo rischio. Nella ricerca israeliana, ma anche nella nostra, stiamo analizzando i dati in questo momento, ci sono. Quindi, quali sono le conseguenze? Le conseguenze sono molto negative sulla persona e sulla famiglia, perché ruota intorno alla persona, ma anche sulle istituzioni scolastiche, perché si nota il decalage a livello scolastico da parte del ragazzo. Ovviamente bisogna intervenire sul prestare aiuto e soccorso a questi ragazzi, quindi ci sono degli investimenti di non poco conto anche da un punto di vista sociale da un lato ed economico dall'altro, perché bisogna supportare i ragazzi con degli interventi che hanno un costo e le conseguenze sono a lungo termine. Quindi quali possibili interventi?
Le ricerche internazionali hanno detto che, in pratica, se noi interveniamo, ma con dei protocolli specifici, cosiddetti evidence-based, basati sull'efficienza della tecnica di intervento, si riduce il fenomeno del 15-20%. Può sembrare poco, ma in realtà è tanto. Ma bisogna puntare quindi sulla formazione degli insegnanti, dei genitori e del gruppo dei pari, su protocolli standardizzati, non solo sulla formazione in generale del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo. Abbiamo dei protocolli internazionali, sono validati. Queste ricerche ci dicono, se applicati, riduciamo il fenomeno del 15-20%, quindi è necessaria una formazione su specifici protocolli di intervento, altrimenti l'insegnante è solo nel gestire la situazione, perché tutta l'istituzione scolastica deve muoversi in questa direzione. Quindi maggiore attenzione al gruppo dei pari inteso, come ha detto la collega prima, al ruolo dell'empatia, perché c'è scarsa consapevolezza sul significato delle parole usate molto spesso, ma anche sul fenomeno molto attuale e moderno, sul fear of missing out, ovvero paura di essere esclusi. Facciamo in modo che i ragazzi si sentano appartenere a un gruppo sociale come sempre stato. Il problema è che attraverso la mediazione dei social è meno evidente questo senso di appartenenza. E infine, è l'ultima slide, un maggior coinvolgimento degli insegnanti, come ho detto prima, sui protocolli evidence-based. Quindi la formazione deve essere diretta su questo tipo di protocolli, perché ce ne sono diversi, e quindi la scuola, come mi ha fatto piacere sentire dal ministro prima, sulla formazione degli insegnanti, ma su questi protocolli specifici, perché hanno già dato dei riscontri di efficacia sul contenimento dell'intervento, ma anche sul coinvolgimento dei genitori, perché passa tutto dai genitori, in modo particolare sull'uso dei social network. Quindi un maggior controllo parentale sull'uso dei social network. Prima si evidenziava, i ragazzini legalmente non dovrebbero usare i social. Io ho dei bambini quando faccio le ricerche a scuola, nelle scuole primarie, 8 anni hanno il profilo Instagram, 8 anni. Io mi meraviglio, perché dico, non è possibile. Eppure hanno già i profili Instagram. 9 anni o 10 anni è quasi impossibile non avere il proprio gruppo WhatsApp di classe. In questi casi c'è un maggior controllo parentale, però intuiamo è un'età troppo precoce. Legalmente non è positivo questo tipo di rapporto. Era solo qualche elemento di riflessione, perché in 15 minuti... Grazie per l'attenzione.